Nella nostra società occidentale è in corso da alcuni decenni, pur fra importanti difficoltà e controversie, un radicale cambiamento dei classici ruoli della donna. Ciò non soltanto come insegnamento, medicina, ingegneria, managerialità, giustizia, politica, eccetera. Questa nuova assunzione di ruoli avviene anche in ambiti di particolare impegno fisico, un tempo ritenuti di esclusivo dominio maschile, come in alcuni sport. Il calcio, ad esempio, o il rugby, e perfino nella carriera militare. A me non sembra che ciò rappresenti un semplice processo di maschilizzazione della donna, ma piuttosto di trasposizione in ambiti di appartenenza, tipicamente maschili, di attitudini, intelligenza e sensibilità femminili.